Per limitare il rischio di contagio durante le operazioni di voto domenica e lunedì, le ASL pugliesi hanno messo a punto, d'intesa con le prefetture, il protocollo anti-Covid, tra le misure per gli elettori, l'obbligo di mascherina ed igienizzare le mani prima di ricevere la scheda elettorale e la matita e, successivamente al voto, prima di lasciare il seggio. Sull'aumento del numero di presidenti di seggio che hanno rifiutato la chiamata, a Bari ha rinunciato il 67%, alle scorse regionali era il 40%, la prefetta di Bari, Antonella Bellomo, commenta. Anche quest'anno c'è una certa percentuale, forse lievemente maggiore, di persone che non hanno accettato l'incarico e che sono state sostituite dai singoli sindaci o magari, se si era in tempo, anche dal presidente della Corte d'Appello.